Ultimo confronto tra i programmi e i candidati a sindaco per la città di Montesilvano. Cominciamo il giro proprio da Panichella, questa volta. Ci deve sintetizzare in due minuti gli aspetti più importanti del suo programma elettorale. Sul tema dell'ambiente, della mobilità, sul patrimonio, abbiamo individuato alcuni aspetti su cui lavorare. Ad esempio, sul decoro urbano abbiamo la possibilità a breve di avere una grandissima forza lavoro in quelli che stanno usufruendo del reddito di cittadinanza, per cui anche senza risorse, perché è appunto manodopera che il comune non dovrà pagare, ma dovrà soltanto impegnarsi il comune a fare i progetti, potremo impiegarli in tante attività e quindi immediatamente possiamo utilizzarli per restituire dignità e decoro ad una città che ne ha assolutamente bisogno. Enzo Fidanza, centro-sinistra. Il suo programma. Il programma sicuramente è un programma che guarda i problemi veri della città, non fa sognare la città, ma se noi non ripartiamo dai problemi veri della città, su cui io penso che anche gli altri siamo d'accordo, l'abbiamo detto più di una volta, noi dobbiamo affrontare le questioni e penso che se le elencassimo ognuno di noi dice è un problema della città. La differenza qual è tra un candidato all'altro, una squadra dell'altra? Come si affrontano questi problemi, con quali priorità, certo le risorse sono importanti, è evidente questo, ma anche con quale caratteristica e con quale volontà vogliamo dare queste risposte, altrimenti si rischia di dire sempre e fare proclami elettorali, ma difficilmente diventeranno fatti. Ottavio De Martinis, centrodestra. Io sono... convinto che il programma del centrodestra, e l'ho rimarcato anche nella redazione del programma, debba e possa ripartire da quanto di buono, da tanto quanto di buono è stato fatto dal centrodestra in questi anni. Parlo ad esempio della tutela dell'ambiente, parlo ad esempio dei sistemi antiallagamento che dopo 30 anni hanno restituito una tranquillità ad alcune vie che sono state devastate dagli allagamenti degli ultimi anni, parlo della riqualificazione di alcune strutture quali quelle scolastiche che sono fondamentali per il nostro territorio, ma tanto altro è stato fatto e da questo dovremmo ripartire, in particolar modo dotandoci anche di strumenti che un po' per una questione di tempo, un po' per una questione di per una mancanza di risorse, sono stati in qualche modo rimandati appunto a questi 5 anni strumenti quali un nuovo piano regolatore, quale il PUT, quale il PEBA, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che potranno regalare alla città una veste nuova.